E allora, siamo su Pokémon Spada e Scudo, in particolare, anzi con precisione, Spada. Facciamo un breve riassunto di quello che ho fatto, anche perché penso sia inutile stare a registrare mentre uno magari si allena e si sta ore nello stesso punto. Sono arrivato qua ieri. Ho giocato circa 2 ore prima di arrivare qua. Ora sono a 8 ore e mezza di gioco e sono rimasto in quest'area, quindi circa 6 ore a girare per allenare Pokémon e per catturare quelli della zona. Non tutti perché un po' mi è scocciato, perché come avete visto già sono qui da tantissime ore e alcuni sono ancora un po' forti per essere catturati, quindi intanto andrò via. Quindi riassunto della situazione. Da dove ci andiamo? Vabbè, faccio della mia squadra. Il mio starter, che non ricordo più come si chiamava prima, Spool, Splon, qualcosa del genere, a circa livello 16 si è evoluto in Drizzil. Ho iniziato a usarlo un po' di più perché prima di usare la mia squadra a me interessa più di tutto, più delle caratteristiche che siano fighi da vedere. Quindi mi vado a spoilerare come saranno le loro evoluzioni, perché se non mi piacciono e sono brutti, non riesco ad utilizzarli. Infatti, questi qua, bene o male, secondo me per ora sono tutti brutti, tranne Corvisquire, che già è fighissimo così. Comunque, la terza evoluzione di Drizzy Drizzile, se sbaglio i nomi, non vi arrabbiate perché io i Pokémon non li conosco benissimo, se non quelli proprio i primi, quelli di prima generazione. Stile Pikachu, Charizard, questi qua, Charmander, eccetera. Allora, questo si è evoluto, già è un po' più guardabile così, è chiaramente un camaleonte, comunque ha la faccia simpatica, va. Il primo uccello che avevo preso, non ricordo come si chiama, all'inizio, nella prima partita, si è evoluto sempre a livello 16 in Corvisquire, già. È abbastanza figo, avevo iniziato a utilizzarlo perché ho visto che la sua seconda e terza trasformazione sono molto belli. Quindi livello generale, come vedete, è circa 24. Yamper penso sia bruttissimo, però ho visto che la sua evoluzione è decente e comunque è un Pokémon che a quanto pare hanno introdotto in questo capitolo. Ho preso uno che non mi ricordo come si chiamava e si è evoluto in questo Squalabus. E spero, da quello che ho capito, che ci sia un'ulteriore evoluzione che sarà quella figa. Non è questo pulmino. Ho iniziato a usare Wooloo, così non dice nulla, ma diventerà un bel caprone. E questo qua, Chiwtlun, non so proprio come si possa leggere il suo nome, è terribile. Veramente brutto, non si può vedere, non so come abbiano fatto a inventarsi una cosa del genere, però ho visto che la sua evoluzione sarà figa e quindi l'ho preso e l'ho messo in squadra e non vedo l'ora che si evolva. Questa intanto è la mia squadra che sto tenendo per ora. Una rapida occhiata al Pokédex. Facciamo una scarrellata per fare vedere cosa ho catturato in quest'area. Faccio una scarrellata veloce, anche perché sennò passa tutto il video così. E allora, Sobble è diventato Drizzy. Questo non l'ho recuperato. Ho preso Metapod, Butterfree, in questa zona, ecco, questo è il Grubbin, l'ho preso in questa zona. Tutti questi Pokémon li ho presi praticamente in questa zona. Ce n'è tantissimi e altri ancora non li ho presi. Lui è diventato Corvisquire e ci sarà un'altra evoluzione. Terribile. Ho trovato un piccione, che era quello dinamaxato, non so come si dica. Questa l'avevo preso, pensavo fosse figa, in realtà, non so, guardandolo, quella coda dietro che sembra un aspirapolvere è terribile. Wooloo, che spero abbia due evoluzioni e non una. Poi ho preso questo, Seedot, Nuzleaf. Ho incontrato uno Shiftry, boh. Era fortissimo, quindi non l'ho potuto catturare. Lui avrà quindi una sola evoluzione, però va bene, è quello figo che dicevo. Ho trovato questo. Non so se questo sia nuovo di questo capitolo, non l'avevo mai visto prima.
Yumper avrà un'unica evoluzione, quindi si evolverà penso più in là. Terribile, bruttissimo, però sono riuscito a catturarlo. Questo, Oddish, Budev, e ho incontrato Roselia, che quindi capisco ora che è l'evoluzione di Budev. Roselia mi ha fatto il mazzo e sono dovuto scappare fortissimo. Poi Wingull. Oh, vabbè, sarà Wingull. Pelipper l'ho ucciso, ma era, a quanto pare, quindi sei, io non la ricordavo questa cosa, se il Pokémon è di livello molto più alto rispetto ai tuoi, non lo puoi catturare. O comunque ho sprecato circa 20 Pokéball e non si può prendere. Ho incontrato questo, perché ci sono dei Pokémon, oltre a quelli nell'erba, ce n'è altri che passeggiano, ora ve li faccio vedere. Ho preso Vulpix, Baltoy, Mudbray. Questo sono scappato perché era tipo livello 40, ma almeno faccio l'incontro così poi lo registra e mi dice dove trovarlo. Ho preso questo. Questo non lo conoscevo, è abbastanza figo, ma era a livello altissimo e sono scappato. Questo è bruttissimo, non ne voglio nemmeno parlare. Wooper, che non so, ha le antenne nelle orecchie. Contento lui. Poi fortuna quando si evolve diventa, non so, un budino. Peccato che non si possono roteare le immagini. Ma. Trovato questo. Punchman e Pangoro che era fortissimo e sono scappato. L'ho preso questo e ho visto questa, ma sono scappato. Quelli più grossi per ora non si possono prendere. Questo è caduto da un albero di bacche, questo l'ho trovato poco fa, bruttissimo, quindi penso sia una new entry perché quelli più brutti a quanto pare sono entrati ora. Questo non sono riuscito a catturarlo. E poi ci sono pure una parte con i Pokémon d'ombra, si dicono oscuri, non mi ricordo, vediamo se lo dice. Spettro, Pokémon Spettro. Ok, Pokémon Spettro. C'è pure Machop e Machoke in giro che passeggiano. Ma, e poi dall'acqua ho preso Magikarp Goldin, che non ricordo come si evolvono. Magikarp è fighissimo, uno dei miei preferiti evoluto. Però poi vediamo, magari ci sarà qualcosa tipo stile fattoria, quelli dove tu li lasci a evolvere. Questo mi ha devastato. Onix l'ho battuto, ma non si faceva catturare. A questo punto, praticamente, ti faccio vedere la mappa. Quindi, la mappa delle Terre Selvagge è questo verde, è divisa in settori, quindi in ogni settore trovate Pokémon diversi. Quindi, uscendo, c'è la più facile, che è Pianura Serena. È tutto, credo, giro, giro, giro. E poi questi sono i più forti. Nella torre di Roccata ci sono quelli spettro. Quindi appena arrivate qua, niente, state ore e ore a girare. Io dopo 6 ore mi sono stancato, poi tornerò a recuperare quelli che mi mancano. E adesso voglio semplicemente provare di nuovo il combattimento con questi Pokémon giganti Dynamax. Non ho capito bene la differenza delle luci, ad esempio questa è molto più intensa, quella è un po' più fioca, diciamo, e poi ci sono quelli vuoti, questo è un negoziante. E allora, vediamone. Ecco, questi Pokémon che sono fuori dall'erba e girano così, di solito sono più forti e se ce la fate vi consiglio di usare loro per allenarvi perché danno più esperienza. Un Pokémon normale mi dà 30-40, loro possono arrivare anche a 150 di punti, quindi molto meglio. Quindi questa luce è un po' fioca, proviamo. Ah, c'è questa cosa dei watt che si devono raccogliere, ora ve lo spiego meglio. Quindi per chi mi chiedeva com'è la coop, io ancora non l'ho provata perché non ho con chi giocarci, quindi penso che sarà divertente giocarci in compagnia
Ah, devo cambiare quell'icona, non so chi me l'abbia appioppata, quella femmina lì. Comunque, sfida in solitario perché comunque ti mette automaticamente dei... Ah, ti dice il Pokémon di che tipo è, quindi sarà lotta. Non ti dice quale? Va bene, io non mi ricordo bene ancora chi fa male a chi, non me li ricordo. Non gioco a un gioco di Pokémon da tanto tempo. Potrei informarmi, ma tanto gli inizi sono semplici, non ha molta importanza. Perché non me l'ha dinamixato? Mentre la prima volta sì. Ah, devo dirlo io. Poco efficace, normale, normale. Ok, sono stato un po' sfortunato. È lui che livello è? Non si sa. Va bene, proviamo lo stesso. Perché non me lo... Oh, ok. Io la cosa che non ho capito con questa cosa Dynamax è che posso farlo solo se incontro uno che è già gigante. Cioè, io non posso incontrare un Pokémon e decidere, oh, ora lo faccio Dynamixare. Alla faccia del poco efficace, quindi l'abbiamo distrutto. L'allenamento diciamo che ha funzionato. Praticamente gli amici non servivano. Ah, posso pure catturarlo, ma io ce l'ho, quindi non mi interessa. Quindi lo devi battere prima di poterlo catturare, non è come gli altri che lo porti giallo o rosso. Ti dà dei premi, caramelle, sono... Ah, una mossa, ti dà... Ottimo. Tutto qua. Ok. Quindi questa tana è vuota. Abbiamo questa cosa che ci hanno detto che si può tirare dentro, il desio blocco. Dice, vuoi gettarla dentro? Vediamo che succede. Addirittura mi chiede di salvare, un effetto... E che cosa... Ah, l'ho riattivata? qua, quindi serviva per riattivare la tana, quindi ci sarà lo stesso Pokémon. Caso se mi ha dato dei punti esperienza. Magari poi rivedendo il video. Vabbè, questa diciamo che aveva funzionato abbastanza bene. Io non ricordo se nei vecchi Pokémon era pure così, anche perché il Sole e Luna l'ho saltato. Praticamente quando tu incontri Pokémon nella seconda volta ti dice se le mosse hanno l'effetto super forte o normale o poco efficaci, mentre la prima volta che li incontri no. Questa è una cosa utile, semplifica un pochetto la cosa perché tu non devi più ricordarlo, basta leggere, e anche quando fai il cambio di Pokémon lui ti dice qual è quello con le mosse più efficaci. Lo rendo un po' più semplice, però alla fine va bene così. Tanto la prima... L'importante è che la prima volta che lo affronti non te lo dica, quindi va bene. Allora, no, ti dà quasi gli stessi premi, sembra qualcosa in meno, ma quello importante c'è. Ma esperienza no. Non mi ha dato esperienza. Va bene, proviamo soltanto l'ultimo, quello lì che ha il raggio più forte di tutti, così vediamo la differenza e poi proseguiamo verso... non mi ricordo più che cosa... Ah, niente, Stremington, la città, quindi... Sono rimasto così tante ore qua che non mi ricordo più la storia e cosa doveva fare. Ah, ci sono i VAT.
I VAT sono una cosa da raccogliere che possiamo prendere da questi portali dove abbiamo appena fatto lo scontro. E ogni tanto ci sono dei Pokémon che girano, che hanno una luce, un'aura, stile Dragon Ball. Se noi li battiamo, raccogliamo i VAT. E dove mi dice quanti ne ho? Dovrebbe essere più o meno insieme ai soldi, 12.000 soldi. I VAT dove me li dice? Perché io ne ho un po'. No, non saprei. Va bene, ora il negoziante comunque ce lo dirà. Dovrebbe essere questo, se ricordo bene. No, questo è quello con i soldi. Va bene, è in giro nella mappa. Spunta pure, ma mi secca per ora. Non è niente di importante. Però vende le mosse, le MT. Quindi è importante per quello. Vediamo se riusciamo a evitare gli scontri. Oh. Ok, io ho visto, poi ho notato un'altra cosa. Nell'erba tu puoi vedere i Pokémon che ci sono, quindi puoi scegliere chi combattere. Questa è un'ottima cosa, finalmente, invece degli incontri randomici. Però ogni tanto spunta un punto esclamativo, c'è un Pokémon che non si vede. Quello sarà uno più raro di questo punto. Per esempio, noi qua abbiamo, non mi ricordo bene i nomi, i conigli e Vulpix, per esempio. Loro ci sono sempre. Però se io faccio un incontro con un punto esclamativo può essere un'altra cosa random, quindi quello un po' più raro. E allora, vediamo una grande quantità di energia. Ah, là sopra in alto c'ho i watt, io ne ho 1500. Ogni mossa che vendi il negoziante è sui 2000-3000, quindi diciamo che non sono tanti. Ah, intanto io ho guadagnato subito 300 watt, senza fare ancora niente. Un tipo coleottero e acqua, quindi tecnicamente, se mi ricordo bene, dovrebbe essere forte Corvisquire contro i coleotteri. Che ho fatto? Ok, così con questa scusa lo proviamo. Non mi dà più i watt perché già me li ha dati. Sfida in solitaria. Ah, potevo fare cambio a Pokémon direttamente da qui, va bene. Non lo conosco, proverò a catturarlo. Non mi dice il livello del nemico. Forse con info Pokémon? Wimpud? No, non mi dice nulla. Soltanto. No, niente, non dice niente. Ok, lotta. Quindi io posso non decidere di non trasformarlo, ma perché? Ah, e giustamente non mi dice nemmeno se le mosse fanno effetto perché non l'ho mai incontrato, ma dovrebbe fargli male questa. Devo vedere se usa i VAT la trasformazione, quindi ne avevo 1500 prima dell'incontro, quindi vediamo di capire un po' qualcosa, iniziare a capirci. Che non vedo l'ora che si evolva di nuovo. Sono brutte queste caccole che gli girano in testa durante la. Oh! La faccia è esploso. È il momento giusto per lanciare cattura. Va bene. Ci sta. Acchiappa fantastico. Lo prende sicuro. No, può scappare. Non so se possa scappare. Tecnicamente no, perché è sconfitto. Non è come quando io faccio un incontro. Non mi dà. Ah, c'è di nuovo una mossa MT.
Io non. Questo non l'ho mai visto, non so se è stato introdotto in questa generazione, se fa parte di questi nuovi, diciamo, di spada e scudo. Ok, io vorrei vedere quanti watt ho per capire se li ho usati per trasformarmi. Perché non me lo dice quanti. Dove si può vedere? Non è la mappa. Sono nella borsa. Ah, il polsino. No, non c'è modo di saperlo. Sembra un po' assurdo. Ecco, quello è l'esclamativo che dicevo, è apparso, però il Pokémon non si vede. Allora, proviamo un altro. Là ci sono stato? No. Oh, quanto vai tu? Si può anche andare. Oh! Questi qua servono secondo me per evitare di farti evitare tutti i Pokémon. Perché se tu li vedi li puoi evitare, mentre se spuntano. Se facciamo piano, non dovrebbero spuntare via, ma mi secca. Eccolo. Allora, questa è una luce normale, quindi c'è o spento, o normale, o forte. No, i miei watt sono aumentati, quindi non li usa per trasformarsi. 300, siamo a 2100. Folletto. Folletto chi fa male? Non ne ho. Non ne ho idea. E mi secca andare a controllare. Quindi. Folletto. Visto che non prendono nemmeno punti esperienza. Questa cosa è un peccato. Cioè, non ha senso che non prenda punti esperienza. Quindi io faccio questa cosa solo per i watt, per trovare Pokémon più rari magari, che questo ne questi nella zona non c'erano. Dopo questo andiamo a vedere la palestra o la città. Gli hanno fatto male pure loro. Ma il fatto che non abbiano un livello non me lo dice perché è segreto, ma quindi io teoricamente li posso catturare tutti, basta che li sconfiggo. Boh, dubbi. C'è solo da giocare e provare. Grande Pokémon ci vuole una grande sfera. E anche lui non scappa. Quindi ci sarebbe da girarle tutte queste. Anche perché comunque ti dà. Caramella Dynamax? Cosa? Io devo reimparare tutti questi oggetti che non ricordo più. Ok. Facciamo che intanto proseguiamo e poi comunque tornerò a solo per farmi tutti i
i Pokémon, questi, i portali. Prevedo altre ore qua. Anche se sto notando che li ho allenati abbastanza per affrontare, quindi teoricamente dovrei essere pronto per la palestra. Quando c'è il portale che non ha luce, teoricamente ci sono i watt da raccogliere, 50. Però quindi l'incontro si può fare solo se c'è la colonna di luce. Oh, questo non l'avevo visto. Dopo, basta. Questo mi manca pure, ma che cos'è? Un triangolo che sente freddo. Ma qui non c'era la neve prima quando sono girato. Quindi abbiamo le condizioni meteo. Ho visto uno sbarluccichio? No. Sarà stato un fiocco di neve. Quindi abbiamo le condizioni meteo, cioè il giorno, la notte. Pensavo che cambiasse di Pokémon, ma questa differenza non l'ho. Onestamente non l'ho notata. Considerate che quest'area sembra piccola, ma è bella vasta. Io in 6 ore che ho girato qua, là sotto non ci sono stato. Quindi ci saranno altri tipi di Pokémon. Questi che vogliono? Questo tizio è. Non lo so. Ah, in negozio Watt. Non può. Cos'è questo? Ah, acqua e coleottero. Interessante. Una. Questo è il negoziante normale. Già, io ho visto il poster della bici a destra e mi interessa tantissimo perché, come dicevo, l'area qua è grande, quindi sarebbe utilissimo. E mi sentirei stupido ora perché ho girato 6 ore a piedi e magari mi avrebbero dato la bici. Qui l'inquadratura ritorna fissa. Ah, se uno ci si abitua a queste texture che non sono sfavillanti, chiudo un occhio alla fine, diciamo che va bene, è comunque una miglioria rispetto a un 3DS, è innegabile. La mia squadra dovrebbe essere perfetta, però. Visto che mi stai obbligando. Già, ora la palestra, ora che ci penso, non è più una palestra, ma sarà uno stadio. Quindi questa è una novità del titolo. E a quanto ho capito, prima di affrontare, diciamo, l'allenatore della regione, bisognerà affrontarne degli altri minori. Va bene, penso che lo posso fare pure dopo. Perché già una di base me la dà, infatti. Ok, va bene, poi. Ah, finalmente mi dice quanti watt ho.
Watt 2000, dovevo aspettare. Ok. La card. Ora il menu sembra completo. Ci sarebbe un poco da andare in giro per vedere cosa c'è, ma siccome ho già perso tantissimo tempo. Cos'è che ero venuto a fare? Per la sfida delle palestre. Perché la cerimonia dell'apertura? Era chiusa? No, domani. Ok, andiamoci a registrare. Diamo solo un'occhiata se c'è quello della bici, in altri posti non mi ci fermo. Che mi dici di bello, ma chi sei? Non mi sembra di vedere dischi di nuovo, hanno tanti dischi in questa città, libri con scritte strane. Fiori, sì, sicuramente. Ah, un ascensore. Zard! Era un rumore? Ah, un verso. Okay. Ah, giusto, Charizard, ok. Ah, un tizio furbo, quindi. Acqua magica. E che è? Ah. Beh, diciamo che ce l'ho proprio il Pokémon d'acqua. Mettiamoglielo subito. Intanto tu torna. Ah, questa che cos'era? Che aumenta di un punto il livello Dynamax. Più alto è il livello, più aumentano i PS, sono i punti salute, mi pare, sì. Interessante. Ma intanto mettiamo questa. Io non so se poi durante il combattimento della palestra si userà il braccialetto Dynamax. Cos'è questo? Ok. Ah. Interessante. Questo ragazzino è un po' gasato. Quindi da quello che ho capito ora ci dobbiamo solo registrare. Questa mi sa che è già la tizia da sconfiggere. Classica sbruffonaggeria. Sbruffonaggine, ecco.
Ah, era un ragazzo. Si chiama raccomandazione. Infatti no. Esatto, proprio lui specifica che non è che sono forte, è perché sono suo fratello. Esatto. Ah, certo, sì. Il numero della tua maglia. Questo amico gli è impreparato. E mettiamo un 99. E allora mi sa che la battaglia sarà nel prossimo video. Quindi adesso concludiamo andando in questo albergo. Tra l'altro, ancora la trama del gioco non è partita. Non è. Quindi vediamo se magari è questo tizio. No. Non c'è una vera e propria trama per adesso. Negli altri Pokémon c'era. Però non ricordo se partiva subito o dopo un po'. Però diciamo che il nostro obiettivo è soltanto, affrontare i capopalestra. Beh, immagino che succederà qualcosa o subito prima o subito dopo l'incontro. Vedremo. Figa la statua. Esatto. Riassuntino. Però fa strano una storia così in un gioco Pokémon, cioè dove tutti combattono con i Pokémon, non sanno fare niente se non hanno un Pokémon. E lui invece combatte con la spada e lo scudo. Ah, spada e scudo con le gemme, giustamente dei due Pokémon, ok. A meno che non sia un riferimento al fatto che questo eroe utilizzò i due Pokémon leggendari chiamati, spada e scudo. Quindi diciamo che è tipo una metafora. Ok, quindi dobbiamo. Questi sono quindi i cattivi del gioco che fanno la loro entrata. Spero di no perché sono abbastanza truzzi. Il team Yell. Hanno delle gaffette giganti nella schiena. Te la ricorderai forever. Ah, mi sta sfidando a me, mi parla di schiena, non si capisce. Ok. Che sono brutti.
quella in mano, una... È una tromba? Ah, perché è da tifo, giusto. Io spero non siano i cattivi del gioco, della storia, perché sono veramente imbarazzanti. Livello 9. Cioè, ritirati. Ne hai uno solo poi, uno di livello 9, ok? Non lo conosco, però vado con la mia ossa più forte. E resiste. Vabbè. Spero che almeno me li faccia combattere tutti e cinque, almeno c'è un po' di sfida. Beh, che effettivamente sono io che ho fatto un allenamento esagerato. Però livello 9 è il livello che avevo io quando sono arrivato qua. Cosa pensavano? Che uno non si fosse allenato prima di arrivare qui, nemmeno un minimo. Vabbè. Ah, quindi forse me li fa combattere tutti e quattro. Mi dispiace solo per i caricamenti. Potevano fare uno con quattro Pokémon e ci cominciavamo. Bah, vediamo di buttarli giù tutti con Idropulsar, la mia mossa acqua più forte, che ha sbloccato dopo l'evoluzione. Sono due. Non sono buoni nemmeno per fare punti esperienza, 31 sono pochissimi. Almeno faccio pure un po' di soldi che li avevo sprecati tutti per comprare le sfere. È arrivato l'esaltato qua. Ma non c'è motivo. Ah, è un 2 contro 2. Ah, ok. Sì, nuovo campione. Gli stessi due. Ok. Lui non ci fa vedere, non so se di proposito, il suo Pokémon starter, che aveva preso il coniglio, mi sembra. Non ci vuole fare vedere se l'ha evoluto, capito? Lo tiene nascosto. Allora, lui l'avevamo ucciso con un colpo. Ma attacca, che ti difendi? Da cosa? Peccato che non possa colpire gli umani. Sarebbe più divertente. Misteriosa con un cos'è quel coso, un Pikachu riuscito male. Terribile. Ma non sanno più disegnare un Pokémon. Io non lo so. Sono tutti brutti. Magari evoluti c'è qualcosa da prendere. Ce n'è tanti molto fighi, tanti draghi e altre cose. Però, mamma mia, nelle loro prime versioni
molti sono imbarazzanti. Quindi questa sarebbe la cattivona che per ora fa la finta buona. Ok, vediamo subito di andare a letto così interrompiamo che già sta durando troppo questo video. Sì. Forse ce l'abbiamo fatta. Senti, ti stai portando la testa veramente, basta. Questo è troppo esaltato. Io spero che lui diventi il boss finale del gioco e gli faremo tanto male. E allora la concludo qui, così poi nel prossimo video facciamo direttamente tutto l'incontro con la palestra.